con Messinesi e non, benvenuti a quest'altra puntata di Mezzo TG, il primo telegiornale in madrelingua messinese. Vi piaccia o non vi piaccia, a vir mananova fu di cui io, ladies and gentlemen. Signora amicizia, Mimma, ecco, Z, sì, amicizia, ecco, Z, una Z, ma che sta comandando? Sì, ci sta facendo, signor Villari, la richiesta d'amicizia, ma Madonnuzza. Sto cercando di rintracciarla in tutti i modi. Perché dico, io è Madonna della lettera, ora non si sa più la lettera, perciò WhatsApp, Facebook, no? Non funziona secondo lei, signor No, Mimma? Non lo so, signora Mimma, io però, lei mi fa nascere braccio, però ci devo dire che non avevo proprio totto. Perché devo fare qualche cosa, signor Villari, visto che qua non siamo in grado di recuperare le cose. Sì, stiamo andando proprio allo scatarafascio. Alla deriva. Alla deriva, come dice lei? Ora, signora Mimma, e lei la richiesta di amicizia come ci ha mandato? Io l'ho mandata. Tramite Maria, Facebook? Tutti Maria che c'erano io ci mandai. Diciamo a beccare pure Ida. Sì. Però signora Mimma... Marcio, signor Villari, posso parlare col secondo nome? Immacolata. Vabbè, no, ora no, 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 ora non volevo fare sta puntata, signora. Facciamo. Ora, signora Mimma, però su Facebook ha delle forti controindicazioni, secondo me. È vero che si possono raggiungere tante persone, però, signora Mimma, sembra che sia un posto dove tutto si scanna, non sono sotto, non tutto è diventato professore. Le faccio un esempio particolare che è successo. Negli scorsi giorni, la polemica... È troppo serio, però, signor Villa, cominciamo troppo seria questa cosa, mi sta preoccupando. No, è stata preoccupata. Va bene. È divampata. No, no! La polemica, la polemica. Perché signora è tutto caldo. Tu focus, divampa. Divampa. È divampata una polemica su Facebook perché si dice che mentre Messina bruciava, il sindaco era. Si intratteneva con la propria compagna a Taormina. Era a cena. Mentre c'era fuoco a Messina. Sì, divampa questa gran polemica. Veramente. C'era fuoco a e divampa la polemica. Veramente. Sì, ma sì, signor sì, Villa, io ci voglio dire una cosa, ora mi sta venendo a me, veramente. Sì, sì. Lo sa che è divampato pure a Castelmolla? Non credo che è free. A forza di giumare free, rustere. Non volevo fare alluvione. Non ne voglio fare, anche se giù via. Però, ecco, in questo momento, sì, però, sì, dico, troppe coincidenze. Ma, secondo mia signora Mimma, non è un problema se il sindaco era a Messina o era a Taormina, perché può darsi che ha riconosciuto i propri limiti e se è meglio ma non ci stai. Me ne vado e mangio. E mangio, così non faccio problemi. No, ma Idu può fare chi tu vuole, quando nella sua vita privata Idu certo, può fare, può andare dove vuoi. Certo, però, certo. Free, qualche paroletta, spendila. Sì. Qualche cosuccia, diccela. Signora, ma non ci dici ma spenda qualche parola che Idu parla con... Patto con poppone, non guanta sì. Signora Mimma, andiamo a cammare un pochettino. Però la domanda invece a mia che sorge dentro di me. Così tutta. Ma sta cena, qua pagavo io o la sua compagna? Non lo so, signor Villa. A voi il punto interrogativo, a voi la risposta. Scriveteci. Fateci sapere, ma secondo voi? Se tu hai tu scontrino, ha ricevuto la fiscale, così ha pagato. Così il signor Villari si tranquillizza. No, io, Trischitta! Trischitta? No, il consigliere Trischitta che ogni volta pare che ha tutti questi pizzini mi si dà per sapere. Sta cena, cueca pagare. Ma io sa pagare, ma io lo dico Trischitta. Il comune di Messina, la sua compagna o il sindaco in persona? Ma io penso. Attendiamo una risposta. Vediamo, fateci sapere. Intanto partiamo, signora, col primo servizio. Andiamo, pronti. Ecco, abbiamo intervistato, grazie alla Brezza. Brezza, Brigitta da figliola. Sì, Brigitta. Pare che lei è cosa. Sì, felice, signora Mimma, abbiamo intervistato il presidente della circoscrizione, Lino Cuscè. Servizio. Andiamo. Bentrovati, oggi ci troviamo in compagnia di Lino Cuscè, presidente della terza circoscrizione. E innanzitutto volevo chiederle perché quando un paio di anni fa sono stati fatti lavori di ristrutturazione dei marciapiedi, parlo in maniera particolare di quelli che costeggiano le rotaie del tram, non sono stati rispettati i canoni delle barriere architettoniche e quindi chi si muove su sedie a rotelle ha gravi difficoltà a infatti percorrere quella zona. Allora, purtroppo effettivamente la situazione è molto grave perché diversi cittadini si sono lamentati di questa cosa e non so perché, sicuramente un genio dell'architettura ha pensato di non poter realizzare le barriere architettoniche, però il Consiglio si prende l'impegno da qui alla fine del mandato di poter cercare di realizzare questi scivoli
per alleviare le difficoltà da parte dei cittadini, ma soprattutto di quelle persone che hanno difficoltà a muoversi come lo facciamo noi. E oltre questa, diciamo, oltre alla problematica legata ai disabili, nella vostra circoscrizione ricade la caserma di Bisconte, quindi immagino che vi troviate a convivere con delle difficoltà legate prima fra tutte all'integrazione, ad esempio. Assolutamente. Parlando di integrazione, volevo ricordare che nella terza circoscrizione insiste l'unica moschea della città, quindi siamo esattamente alle spalle del carcere di Gazi, quindi molti musulmani vengono a pregare in quella zona. Per quello che concerne la caserma, devo dire che in questo momento se ne sta parlando in tanti modi. In questo momento la caserma contiene 250 migranti che sono di passaggio, vengono fotosegnalati, vengono prese le impronte digitali e poi vengono mandati nelle destinazioni dove loro devono essere accolti in maniera definitiva. Quali sono i punti di forza del vostro quartiere? Il punto di forza della nostra circoscrizione è sicuramente il centro commerciale di Provinciale, dove insieme a Villa Dante tutti i cittadini quasi quotidianamente si recano sia per fare compere sia per trascorrere qualche momento di tranquillità. A breve dovrebbe essere riaperta la piscina, quindi offriremo un servizio in più ai cittadini. La villa, vi ricordo, è stata sistemato l'impianto di videosorveglianza, è più sicura, c'è l'impianto di illuminazione e a breve potremo farci anche il bagno. Un bagno, signor Villari? Ma scusate, ma andava a buttare pure la saponetta eventualmente? No, l'acqua! L'acqua, perché l'acqua. Non vorrei che ne facete buttare un bagno schiuma, poi non c'è l'acqua, resta un saponato. Comunque le intenzioni ci sono, i buoni propositi ci sono e questa è la cosa più importante, signor Villari. Ma un'altra cosa importante che ha detto che l'unica moschea che ci abbiamo a Messina è in questa circoscrizione, dietro il carcere di Gazi. Io non lo sapevo, ad esempio, sapevo. No, certo, signora, lei non si presenta manca a chiesa a un signor Uzzo. Secondo lei voglio dire a Madonna Uzza perché se ne andava. Non è stata colpa mia. Non è mai colpa nostra. Pare che non siamo a colpa mia, cuppillaus. No, non sono stata io. Sempre così, il classico luogo comune è questo, signora mia, ma sempre cuppillaus. Ma oggi lei lavo con mia signora, mi deve fare capire, no? No, è che... Cioè, signora... oggi non c'è Mariella, lei è tutto nervoso, certo, perché vero? Mi sembra più che altro una puntata che non è come finisce su Punta, è manco come va. E come sta puntata? Ah, come finisce su Punta. Ah, va bene. Come si... Allora, ancora non funemmo, però. Non funemmo. Cioè, a metà. Adesso, cara signora, perciò, intanto, non lo so, lei è in... Per lei è importante che ci sia una moschea a Messina dove ci sia libertà di culto? Per me potete fare quello che volete, io l'ho sempre detto, libertà di culto, di sesso, di bandiera, tutte cose. L'importante è, il segreto è uno solo, rispetto. Rispetto. Se c'è chi, siamo a posto. E poi, tra l'altro, questa amministrazione comunale mi sembra che abbia creato il cimitero musulmano o abbia ampliato con come cimitero musulmano. Ah, un cimitero avevo, sì, musulmano. Sì, a San Filippo Superiore. Ah, va bene. No, mi pare sapevo. Che si possa dire così, non vorrei sbagliare quando domani mattina uno. Vabbè, diteglielo se ha detto anche questa qua, anche qua mi sembra un atto di grande civiltà. Molto. Ecco. Tu vorrei, tipo, perciò noi rispettiamo. Certo. E cuota rispetto, vuole buon rispetto. Rispettato. Se vuoi rispetto. Ce lo dovete dare. Così. Benissimo. È reciproca. Ma andiamo avanti. Parliamo dei cambiamenti ora, cara signora Mimma. Stava a canciare? È sudato pure oggi? Sì, signora Mimma, non mi controllassi. Che è tipo signor tipo Deve stare strettino, perché strettino, ogni tanto... Però mi asciugai. Va bene. Detto questo, parliamo dei cambiamenti. E chi ci prepara questo servizio? La Brezza. Do nuovo. Chi sta a fare? Ci fa a sparare. E tira della valia, vai. Il cambiamento è la costante della vita. Eppure un tale Tomasi di Lampedusa una volta ha scritto: bisogna cambiare tutto per non cambiare niente. Fra rottamatori nazionali e stilnovisti dell'ultimo momento sembrerebbe che a Messina dovremmo appellarci a un nuovo servizio di demolizione per cambiare la nostra natura di buddaci e parolieri. Ma si sa, la natura non si cambia di certo in un giorno. Quante rivoluzioni mancate si possono allora contare in città? Prima in classifica Villa Dante. I messinesi aspettano il ritorno del verde da decenni, eppure a crescere rigogliosa è soltanto la rassegnazione di tutti. Secondo posto lo meritano l'attesa della raccolta differenziata e di nuovi impianti per il riciclo della spazzatura. Forse dar fuoco all'incenerimento era il primo passo per cambiare il sistema di smaltimento rifiuti e non l'abbiamo capito?
A contare i compensi dei dirigenti degli uffici più importanti, come quello dell'ATM, di rivoluzionario c'è ben poco. Alti erano gli stipendi prima e alti continuano a essere ora. E nonostante tutto si aspetta alle fermate dotate di rado di panchine minimo 20 minuti. Ma tutto questo resta inosservato dal messinese, che è troppo intento a scegliere le nuove Hogan senza le quali non potrebbe di certo entrare al Select o al Barvenuti, unici locali peraltro a essere forniti di caffè. Un po' come è impossibile finire l'anno senza fare pre-capodanno al perbacco. Tappa fissa del fine settimana poi è il cocktail al Noa, prima di trascorrere la serata all'officina in inverno o al Mame in estate. Certo, accesso interdetto a chi non ha brindato alla serata con uno sciottino al pubetto. Che si fa il pomeriggio invece? La domenica è targata Sunset, in estate, ma il miglior aperitivo è senza dubbio quello dell'Imperial. 25 aprile e 1 maggio senza l'immancabile rustuta sui colli non sarebbero nemmeno considerati rossi sul calendario. Chi sa dire poi qual è la migliore granita di Messina? Certamente quella dell'Eden Bar di Torrefaro, che dopo le vasche al pilone aiuta a risollevarsi dalla canicola. Se è il giorno del tuo compleanno non puoi non stappare a Cristo Re, altrimenti è come non averli compiuti gli anni. E in quale giapponese conviene festeggiare? Sicuramente al Kajiki, il migliore di Messina. Per concludere, sapete già cosa farete a Ferragosto? Avete prenotato la vostra casa alle Olie, vero? Disgraziati! Come la... Per favore! Pigliamo! Un'unità! Disgraziati! Ma da dove andava? Ma da dove passava chi d'unità o ammonizza la mano? Ammonizza! Vedete come ci hanno ridotto? Che la gente ormai la butta così! Ma mi sostivi chi sta ammonizza da magra? Ma come fate? Ma no, pure buona! Da magra è tolto sto gran sacco! Questa passava uno con camion! Ma veramente, ci potevamo ammazzare! Comunque io una curiosità, ai signori là, io non lo so come sono messi in ambiente, ato 3, non lo so come siete combinati! Io so solo che da un mese e mezzo che faccio, cioè la faccio tutti i mesi la differenziata, ma è da circa un mesetto che ce l'ho ferma a casa e ho la veranda che se viene qualcuno dice ma lei che hai aperto, cade scarica, fate voi, anche perché fuori sono andata e non c'è scritto data da destinarsi, qual è stata data da destinarsi, qual è? Qual è? Qual è? Signor Villa, mi fa male. No, signora Mimma. Signora Mimma, non faccia così. No, perché io quando vedo queste cose... No, one piece! No, signor Villa. No, one piece! Levi l'occasione. Levi l'occasione. Parla dopo l'occasione. Ci stiamo aggirando assai, signor Villa. Concludiamo questa settimana. Calma, perché ieri è pure tuttora non mi sono la questione. Signora Mimma, ne ha preso la pressione. Lei... Sì, rischio tanto, signora Mimma. Però se lei mi tocca, già porta peggio. Va bene, va bene. Oh signora, andiamo avanti. Madonna mia, che mangiato? Ma signora, abbiamo succeduto peggio invece. Che ci matti, signora? Guarda, se io avevo 6 mesi che aspetto a differenziata, è come un soldatino, perché mi dare l'esempio, io avevo 1 mese che smetto da e sistemo l'imballaggio, sciotto, l'uomo di comune, che non spunta qua a differenza. Va. Ma lei che fa, un grossista di cattone? Veramente? No. Sono chiede che non ci passo, no, dice lei sta facendo un'attività. Ci dissi, io non stai facendo nulla attività. Ma signor Villa, perché dice, ma come ma tutta lei c'è matto, non sì, poi, signora, ma proprio è un accanimento. Ma se c'è tutta sta veranda con tutto sto gattone, lei che fa ora? E dice, ora brucio. No! Quale bruciare? No. Poi ci dico, signori, siamo, c'è quei che fa sta differenziata, però prima o poi ce la vedete allora sto cartone della casa. Se no. Oh, sanno che la signora Mimma, si mette signora Mimma differenziata. Differenziata, infatti. Muovo, signorina, veloce. Però signora, sai cosa è successo? Per favore. Che dopo 2 servizi di marina, abbiamo finito l'allergia. Veramente? Sì, ma mi sento tutto manciuliare. Che? Ci porta allergia? Sì, mi porta allergia, perché dopo 2 servizi di marina... Signor Villa, non facesse così che a me... No, signora. Io sono ipocondriaca. Sì? Sono ipocondriaca, appena vedo che qualcuno non si sente. Poco condriaca. No, e lei eventualmente è ipocondriaca. Ah, ipocondriaca. Eventualmente livello basso, ecco. Livello basso c'è lei, signor Villa, non cominciamo a sbagliare a parlare. Ma ci sono pure mezza mattina, a livello basso. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, abbiamo il servizio di chi? Sulle allergie. Di indovini di chi? No, siete nuovo marina, ma no. No, ecco, no. No, di diciamo. Alessandra. Ah, Alessandra. Io sono la signora Mimma. Alessandra. L'estate è arrivata, con la testa siamo in vacanza, ma non dobbiamo dimenticare che dietro l'angolo ci sono dei pericoli.
quali allergie, scottature e punture di insetti. Attenzione a cosa mangiate, in particolar modo i frutti di mare, perché anche se in questo momento dell'anno se ne fa un largo consumo, sono ricchi di allergeni, quindi evitateli per non andare incontro ad intossicazioni e a rimanere qualche giorno in ospedale. Aggiungiamo anche acari, polline, punture di vespe o calabroni, quindi ovviate aree verdi ma soprattutto sporche. La frutta è un nostro alleato, ma a patto che si usino dei piccoli accorgimenti. Lavarla accuratamente è quello primario, soprattutto quella di stagione come pesche e albicocche, ma potrebbero procurare fastidiosi pruriti alla gola e per evitarle vanno mangiate sbucciate perché nella buccia si annidano le sostanze allergizzanti. Sì. Alessandra! Ma signora mia, ma perché si sentivo male? Per favore! Signor Villari! Ma se mia che morta schifo! Sono. Morta sono, signor Villari! Mi mangiai il chili cozze oggi, morta sono! Signora Mimma! Alessandra, che mi dicisti, che mi dicisti? Ma signora, ma sicuramente non sono i cozzi che ci fanno male a lei! Lei è malata, vi fatto so, signora Mimma! Io le cozze, niente mi sentivo, ho visto quelle cose! No, signora Mimma, ma era un servizio per dire state un po' più accorti! Ma signora, che ho problemi di digestione! Può essere, ci penso io, signora Mimma, un attimo solo, per favore! Mi fa ripigliare, signora Mimma! Spostatevi tutti! Mi fa ripigliare, signora Mimma! Sì, signora Mimma! Morta sono, Alessandra! Signora Mimma! Pura sì, frutta, ma ci vuole una soluzione importantissima. La forza dei 15. Meglio, mi sento un meglio. Vero rimedio meglio, naturale meglio. Che la nostra terra ci propone. Meglio, signora, mi sopra cicchili cozzi ci vuole mezza birra, siamo a posto. Signor Villari, c'è sempre quel discorso che il birrificio gli dai 10 centesimi. Sì, al centro Nemo. Al centro Nemo, mi raccomando. Sì. Prima era un piacere, ora non vi dico che è quasi un dovere. Però pensate. Ma poi se potevamo unire piacere e dovere, non è male. È bello, alla vostra salute. Alla salute e ci vediamo la prossima settimana. Signor Villari, l'ultima cosa. Io mi ero prenotato un viaggio che lei mi disse che dovevamo allungarci di una settimana. Avevo il risotto a Cabaruso e ora ho dovuto cancellare tutte le cose. Sì, signora Mimma, però ci posso dire una cosa. Dice che ci stiamo piacendo. Come facevamo a andare in ferie? E vabbè, restiamo. Continuiamo, restiamo. Ci vediamo settimana alla prossima. Alla salute di tutti i messinesi e nonno. Salute. Signora Mimma, volevamo brindare. È un attimino che riempie. Un attimino, prego. A voi.